Buonasera a tutti. Questa mattina in un'interessante tavola rotonda sul, eh, sul mercato immobiliare e sull'intervento degli istituti di credito nel mercato ci siamo posti la domanda se era giusto per la nostra federazione fare l'azione che sta portando avanti, quindi se era giusto intervenire nei confronti di quegli istituti di credito che stanno entrando a piedi uniti nel nostro mercato. E se questa battaglia sarà una battaglia che potremo vincere o se invece sarà una battaglia contro i mulini a vento. Io facevo alcune riflessioni su quello che è la percezione dei nostri associati su questo, su questo tema, non solo degli associati ma anche di tutta la nostra categoria. Il mercato immobiliare è un qualcosa di straordinariamente importante da un punto di vista macroeconomico. Interessa molteplici settori dell'attività produttiva, ma il mercato immobiliare è il luogo dove avvengono le scelte delle nostre famiglie, scelte personali, lavorative e professionali. Un mercato immobiliare all'interno del quale arrivano gli istituti di credito sarà un mercato che degenera verso una deriva di oligopolio, verso un regime oligopolistico. E noi sappiamo che in un settore, in un regime di oligopolio, chi ha più soldi in tasca vince. Noi siamo di fronte ad un legislatore connivente con questo sistema ed in parte miope perché non, non guarda quelli che sono gli interessi dei cittadini, quelli che sono gli interessi di chi, dei contribuenti, di chi paga le tasse tutti i giorni. Ma all'interno di questo mercato... E di quello che sarà il mercato futuro, qual è la percezione che hanno i nostri associati? Io credo che in questo momento al di là di noi che siamo qui dentro, e la sfida è proprio questa: perché se noi siamo qua, come dirigenti, anche se è una parola che mi piace un po' poco, ma se noi siamo qua oggi e abbiamo impiegato tre giorni della nostra settimana lavorativa. Per parlare di FIAP è perché è un qualcosa a cui noi teniamo, teniamo tanto. Allora io credo che la sfida che noi dovremmo portare avanti da lunedì sarà quella di farci carico, di affrontare e di parlare con, eh, con i nostri associati, con i nostri colleghi, per spiegare che cosa ha fatto FIAP in questo momento nei confronti degli istituti di credito, al di là di tutte le altre battaglie, al di là dell'importanza che questa federazione rappresenta da ormai 40 anni nel nostro panorama e nel settore immobiliare. Sarà importante far capire loro che cosa stiamo facendo, perché secondo me dei nostri associati, dei nostri colleghi in generale, qualcuno forse pensa, beh, se arrivano le banche, forse un mezzo per cento a casa lo prendo, lo porto ed è meglio che niente. Qualcun altro è convinto con tanta superbia che lo steccato del pro il proprio perimetro non verrà battuta dall'onda lunga e qualcun altro invece ha preferito forse mettere la testa sotto la sabbia. Noi in questa battaglia siamo soli e siamo stati soli. Io non ho visto né Fima né Anama, ognuno ha risposto al proprio capo, avranno fatto le loro scelte. Ma noi in questa battaglia c'eravamo, questa battaglia la stiamo portando avanti e questa battaglia io credo che sia importante per noi rivendicarla con tanto orgoglio: l'orgoglio di essere FIAIP, l'orgoglio di essere stati gli unici e di essere ancora gli unici sul campo a portare avanti questo. Io credo davvero che dobbiamo farci, dobbiamo farci interpreti di tutto questo ed essere consapevoli e forti. Perché la nostra Federazione deve, deve andare avanti, deve andare avanti su queste, su queste battaglie. Deve, è giusto che noi diamo dei servizi, è giusto che noi cerchiamo di elevare la qualità professionale degli agenti immobiliari. Perché oggi, in un mercato dove non ci sono punti di riferimento, sta a noi vincere una sfida, ma una sfida che. Avrà tempi molto brevi, io penso qualche anno, due, tre, forse quattro al massimo, ma noi in questo breve lasso di tempo dobbiamo riuscire ad istituzionalizzare la figura dell'agente immobiliare. L'agente immobiliare oggi è colui che ha in mano, che conosce quelle che sono le dinamiche del mercato immobiliare. Ed è l'unico perché noi sappiamo quando le persone vogliono vendere, quando vogliono comprare, che cosa cercano, c'è tutto un insieme di cose che solamente noi conosciamo, a tutti gli altri arrivano dopo questo riusciamo in qualche modo a trasferirlo agli altri, ai cittadini, alle istituzioni e far capire che la gente immobiliare è un attore protagonista di questo mercato, di un mercato che cambia ma che non potrà metterci ai margini. E su questo io credo che sarà una sfida importante per la federazione nei prossimi anni. Io credo che una federazione che sia unita una federazione che, diciamo, ce l'ho sentito anche dalle parole di Marco prima, sfuggiamo a logiche correntizie e cerchiamo di, di portare avanti con unità quello che è questa grande battaglia. Mentre noi siamo qua, là fuori c'è un mondo che aspetta di sbranarci. Allora, questo, quello che abbiamo fatto fino ad adesso, quello che abbiamo portato avanti, credo che sia qualcosa di importante, di grande. Non possiamo abbandonarlo. Grazie.